a tutte ragazze, allora oggi sono stata invitata a casa di Andrea a pranzo, quindi ho deciso di farvi un tutorial prima di andare a pranzo, sono proprio le 12 adesso. E niente, quindi spero che il trucco vi piaccia. Una cosa che mi sono dimenticata di dire è che a tutto l'outfit ho abbinato appunto queste scarpe qui, quindi queste scarpe bianche. Niente, spero che vi piaccia e un bacione, fatemi sapere che cosa ne pensate. Mua! Ciao a tutte ragazze, allora iniziamo questo look con la mia base della Essence, questa qui. Poi faccio lo zoom. Eccoci qua. Il primo colore che andiamo a prendere è questo rosa, che io tra l'altro rosa non ne uso tantissimo nei miei tutorial, che è il numero 06, scusate, 09 della Kiko. Vado a mettere un pochettino di colirio, prendo il mio pennellino, sempre della Essence, prendo un po' di prodotto e vado a metterlo nella prima parte dell'occhio. Come vedrete è un colore molto naturale per lato, sputo mi piace per questo perché è per lato. E lo andrò a mettere su tutta la palpebra. Avanti prendo il numero 21 della Kiko, che è un color marrone e chiaro sul chiaro. Prendo direttamente il mio pennellino da sfumatura della Essence, prodotto e vado a sfumare proprio nella parte esterna dell'occhio. Adesso vado a prendere questo marrone ancora più differente della mia palettina della Essence, che è la numero 04, sottile. Ne metto un po' proprio all'esterno. Così, e poi andrò a sfumarlo con un altro mio pennellino da sfumatura. Prendo questo bianco numero 01 della Kiko con questo mio pennellino un pochettino più grande e andò a metterlo direttamente sotto la casa sopraccigliare. Proseguiamo con il tutorial. Allora, proverò per la prima volta questa matita waterproof con voi della Essence, con questo applicatore così, eccolo qui, color marrone, quindi l'applico esattamente all'interno dell'occhio. Ecco qua. Mentre come eyeliner invece prenderò un eyeliner sempre marrone, color cioccolato stavolta, color caffè più che altro, marrone scuro.
usare questo mascara della Essence, che è Flexi Blush Maximum Definition Volume Mascara. E invece per le ciglia inferiori userò questo della Essence, che è un colore sempre sul marrone. Guance. Per le guance utilizzo questo blush in crema soufflé della Essence, sempre col pastrelli a passarlo proprio prima in uno sulle guance. E prendere questo qui della Glossy Box. Eccolo qua. Allora ragazzi, eccoci qua, il trucco è terminato così, e poi appunto come orecchini, come vi ho fatto vedere, ho messo dei orecchini che mi ricordano Barcellona, perché hanno appunto il simbolo di Barcellona, tutti colorati. E poi come vestito invece ho utilizzato un vestito sempre di Barcellona, completo a Barcellona, di Desigual, questo qua, molto carino, corto corto, l'avete visto se avete visto il video dei miei vestiti, fatto così è più lungo ai lati, e sotto ho messo dei leggings neri corti sopra il ginocchio, quindi abbastanza corti. E niente, quindi spero che il tutorial vi sia piaciuto, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Un bacione a tutte ragazze.